Eccoci qui ancora insieme, Stefano Pittarello si è attardato in un servizio e così sono rimasta io in studio con il nostro ospite che ci è venuto a trovare, l'altro sfidante del ballottaggio di Rovigo, Massimo Bergamin, candidato del centrodestra, ovviamente sostenuto dalla Lega Nord e da Forza Italia, oltre che da una serie di liste che si sono unite in vista di questo ballottaggio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, intanto per cominciare, come abbiamo fatto anche con l'altra sfidante, parliamo di quello che è successo durante queste settimane che ha messo un po' in trambusto l'intera città di Rovigo, perché dopo le elezioni ci sono stati seggi che non sono stati conteggiati, voti contestati e Nadia Romeo diceva a questo punto non conviene nemmeno fare un ricorso al TAR per cercare di assegnare questi seggi. Lei è dello stesso avviso? Ma io non parlo per gli altri, come è stata la caratteristica della mia campagna elettorale. Io esprimo le mie opinioni rispetto ad un fatto aberrante accaduto il 31 maggio. A Rovigo ci sono 56 seggi, giusto per informare anche i cittadini. Gli aventi diritto di voto sono 42.000 cittadini, al voto si sono recati in 24.000. C'è stato un vuoto della democrazia, c'è stato un vuoto di gestione di tutta questa partita. E questa cosa mi preoccupa perché ho percepito la chiara sensazione che qualcuno, riuscendo a intuire la grande difficoltà rispetto anche durante l'andamento delle votazioni, perché riescono anche a muoversi in un certo modo, ha capito che conviene gettare il pallone non in tribuna ma fuori dal campo. Io questo ho percepito, perché anche durante la giornata di domenica sono iniziati a girare dei messaggini. E non indirizzati ai potenziali elettori, ma ai presidenti di seggio che proprio andavano, tra l'altro con scritto alla prefettura di Rovigo, l'interpretazione anche del voto disgiunto e quant'altro, che andavano a depistare e che già mettevano in allarme quello che sarebbe accaduto, già mi avevano fatto, come dire, messo in allarme rispetto a quello che poi si è Quindi verificato. secondo lei c'è stata della malafede? Ma io non so se ci sia malafede perché non sta a me fare i processi, non sta a me condannare nessuno. Io dico che quello che è accaduto dalle 23 in poi, domenica, e anche il giorno successivo, soprattutto il giorno successivo, non è normale, non è da paese normale. Io mi sono ritrovato insieme a me, tutta la città di Rovigo, ancora fino a venerdì, a non sapere cos'era accaduto in quei giorni. Quante preferenze, quali preferenze e quanti voti. Tra l'altro con un vuoto organizzativo impensabile nel 2015. Si termina lo spoglio lunedì e non si sa bene cos'è accaduto in alcuni seggi. Ci dicono si è terminato lo spoglio. Martedì 2 giugno, festa della Repubblica, mi sono recato presso l'ufficio elettorale del comune e il comune era chiuso. Mi sono recato in prefettura, la prefettura era chiusa. Mi è stato risposto che era festa. Bene, anche domenica era festa, era festivo. Abbiamo votato di domenica. Non capisco perché ad urne ancora praticamente aperte, nel senso non a urne chiuse, ma a A tutta una spoglio partita praticamente. aperta, a spoglio aperto, ci siano un'organizzazione che il 2 giugno la festa è chiusa, tutto è fermo. Ma il Quindi, problema è stata la verbalizzazione degli atti, cosa che un presidente di seggio dovrebbe saper ma così fare, no? mi dicono, io non ho letto le carte, mi hanno detto che ci sono dei verbali firmati in bianco. Di fronte a questo tipo di situazione, io ripeto, c'è un vuoto di democrazia e il mio allarme va anche nella direzione rispetto dei cittadini che si sono recati alle urne e si vedono negato un diritto costituzionalmente garantito. Quindi secondo lei vale la pena di fare questo ricorso al TAR, di bloccare il ballottaggio, oppure si farà dopo il ballottaggio o non si farà mai più? Guardi, quando si intraprendono i percorsi delle carte bollate, c'è sempre comunque un periodo dove le persone rimangono tra coloro che sono sospesi. Il comune di Rovigo ha bisogno di un governo deciso, ha bisogno di un governo che si metta in moto già il 15 di giugno. Quindi tutto quello che riguarda le carte bollate non ne voglio sentir parlare in questo momento, pur senza negando tutti i momenti di democrazia che ognuno può rivendicare, voglio dire, non è questo il punto. Io ho come l'impressione, come in quel momento qualcuno ha iniziato a sviare, a creare dei depistaggi rispetto all'interpretazione prevista dalla legge elettorale,
ho come l'impressione che qualcuno voglia da una parte dire sì, andiamo tutti a votare, ma dall'altra sta spingendo. Io ho già visto dichiarazioni di una parte della sinistra dove dice alla gente: ma cosa serve andare a votare, tanto il vostro voto non conta nulla perché viene annullato. Cioè, secondo lei è questo per favorire l'astensionismo da un lato e per dire anche se verrà eletto l'avversario, diciamo così, certo, sarà comunque un'elezione da ripetere? Questa potrebbe essere una posizione? No, le elezioni non decidiamo noi se ripeterle o meno, lo decide qualcun altro. Io dico che domenica si vota dalle 7 alle 23 e i 42.000 elettori di Rovigo invito tutti quanti a tornare a votare, a tornare alle urne. Quello è l'esito dell'elezione. Poi i ricorsi, le marche da bollo, le carte da bollo e quant'altro sono momenti che vengono decisi da un terzo, non da me. La politica deve fare sempre la propria parte, deve fare la politica. Ecco, diciamo che è un capitolo che meriterà di essere approfondito e sul quale verranno sicuramente fatte delle misure di approfondimento, perché appunto si parla di due seggi che alla fine erano anche abbastanza importanti in città, anche se da quello che ho capito non avrebbero cambiato l'esito del voto, l'esito del ballottaggio sostanzialmente. Ma quando si nega la democrazia, è un diritto costituzionalmente garantito, non è solo una questione di pallottoliere, cioè 200 meno me, 200 meno te, uno a uno parla al centro, non è questo. Già i cittadini, il popolo si allontana sempre di più dalla politica, abbiamo visto anche oggi l'aggiornamento degli scandali che coinvolge Mafia Capitale e che hanno una targa ben precisa di sinistra. Quindi se poi anche coltiviamo il terreno dove sfiduciare le persone per dire non andiamo a votare o piuttosto vediamo come va a finire, ripeto, gettando il pallone non in tribuna per prendere tempo ma fuori dallo stadio per dire ma andiamo a monte tutto perché al ballottaggio qualcuno pensava di arrivarci con il 37% e ci è arrivato con il 24%, con quattro liste, allora io dico confrontiamoci domenica 14 e invitiamo tutti i cittadini a votare, poi ce la giochiamo. Con gli argomenti politici, non con i polveroni per dire vabbè dai, rimandiamo il tutto. Senta, tornando agli argomenti politici, come giustamente lei dice, invece lei ha deciso di fare degli apparentamenti, li ha già annunciati, ha già annunciato anche una sua possibile ipotetica squadra di governo, perlomeno alcuni nomi, e questo l'ha ovviamente esposta anche una serie di critiche, perché la giunta precedente era purtroppo fallita proprio a causa dei dissidi con alcune di queste parti politiche. Certo, io ho preferito fare un'operazione trasparenza alla luce del sole. Cosa vuol dire? Io anche se c'era questo vuoto di capire i conteggi, le preferenze, non sapendo la composizione del Consiglio, però io mi sono guardato attorno rispetto alle forze politiche che con me avrebbero potuto e quindi hanno condiviso un percorso per arrivare lunedì 15, avere una forza già pronta e attiva all'interno della macchina amministrativa comunale per iniziare a governare da lunedì. E questo non l'ho fatto lasciando nel limbo, diciamo, facciamo degli apparentamenti, come qualcuno dice, con Emanuele Cencelli per arrivare a... Non è assolutamente vero. Io prima ho condiviso dei momenti sotto il profilo dei programmi e degli obiettivi da raggiungere e poi ho detto è attorno a queste convergenze programmatiche, a queste cose da realizzare, voglio delle donne, degli uomini di buona volontà, di comprovata esperienza, di serietà, che oggi non è proprio così tanto semplice, scontato, vedendo come stanno andando le cose in giro per l'Italia. Quindi questa è stata la mia scommessa, circondarmi di persone, e non è ancora finita perché presenterò delle altre persone vicino a me che già da lunedì accendano la macchina comunale, la macchina amministrativa, che sanno dove andare a incidere. Io dico sempre che il mondo a Rovigo non è terminato nel luglio del 2014 come non è iniziato nel maggio del 2011 quando una parte che si identifica nel centro-destra vinse le elezioni. Rovigo inizia molto prima, se vuole poi ne parliamo, sì. Questo è il senso, io non mi sento in deficit rispetto a quello che è accaduto prima, anzi io dico sono qui per guidare una squadra, il sindaco sono io, mi chiamo Massimo Bergamin di cognome, sono un candidato della Lega Nord, punto. Questo, su questo non ci saranno
incertezze. Ecco, quindi diciamo così, anche per spiegare ai nostri telespettatori sì. Che cos'è successo in questa città, che potrebbe essere anche una cosa interessante un po' per tutti, perché l'argomento del contendere era la lista guidata da Avezzù, che era la lista che metteva d'accordo l'NCD, l'UDC e la lista Tosi sostanzialmente, che ovviamente no. ha creato questo, ha creato problemi. Allora, l'ex candidato sindaco Paolo Avezzù, al primo turno, da candidato sindaco, aveva una coalizione. Si parla di tre liste civiche, più un'altra civica che si è aggiunta dopo, che è la lista di Flavio Tosi, insomma. Esatto. Io non entro nel merito delle dinamiche, del perché sono arrivati all'ultimo momento la lista Tosi, piuttosto che altre cose. Io so che là c'erano tre civiche più una. Alla fine dopo il primo turno, io ho dialogato con chi rappresentava due liste. Obiettivo Rovigo, formata da forze prevalentemente, da rappresentanti prevalentemente di centrodestra, e Area Popolare per Avezzù, sindaco di Rovigo. Non c'è il simbolo, non c'è un simbolo politico, non ci sono partiti là non dentro. Ci sono partiti. Ci sono espressioni della società civile, punto. Persone che hanno dimostrato già in passato di avere anche le capacità di governo. Molto probabilmente era il capitano che era sbagliato in quel momento. Molto probabilmente, come così è successo, vi sono stati dei vuoti dal punto di vista dell'organizzazione, anche della macchina amministrativa, non del personale, ma della politica di governo. Io non mi sento, a parte che non ero in giunta, comunque non voglio... Però come ho sempre detto, devo guardare avanti, non posso guardare sempre indietro, perché rischierei di scivolare e di inciampare. Oggi la città ha bisogno di un governo con le idee chiare. Un sindaco della Lega Nord, come sta dimostrando il mio partito nelle realtà dove governa, ha sempre dimostrato la Lega Nord di avere le idee chiare rispetto a come si affrontano i problemi. E ripeto, problemi creati, il mondo non è finito a luglio e non è iniziato a maggio del 2011. Le negatività e le problematiche che Rovigo sta vivendo si trascinano da ben molto prima, quando governava una parte politica che oggi viene a dire a me che ho tutte le responsabilità del mondo. Insomma, senta, ovviamente da questo accordo è estranea la lista Tosi sostanzialmente. Sì, certo, la lista Tosi ha fatto scelte diverse, noi le rispettiamo. Dicevo prima che io a Rovigo devo accendere dei fari importanti per illuminare dei buchi neri, anche di una gestione maldestra da parte della sinistra. Se una su tutte, quando mi parlano di partecipate che si riempiono la bocca del buon governo, non ricordiamoci che qualche anno fa amministrati dalla sinistra, con presidenti della sinistra e amministratori di una società precisa delle onoranze funebri, dalla sera alla mattina ci siamo trovati con un buco di oltre 400.000 euro e ancora dobbiamo capire dove sono finiti. Quindi il problema, soprattutto a livello amministrativo locale, io dico sempre che la buona politica cammina sulle gambe delle donne e degli uomini che vogliono affrontare i problemi di una città facendo buona politica. Il resto sono polemiche strumentali. La lista Tosi ha fatto una scelta diversa, auguri, l'abbiamo visto anche nel Veneto, insomma. Senta, a proposito proprio di questi conti, Rovigo viene da una gestione commissariale, dovrete andare a vedere i conti del bilancio, anche perché non c'è nemmeno un bilancio di previsione ancora fatto. Ma c'è una situazione, ripeto, bisogna entrare all'interno dell'amministrazione per capire come sono messe le cose. Ogni giorno ne escono di nuove. Adesso per esempio con le scadenze fiscali dell'IMU e dell'ICI, della TASI, come fate? Come fate? Ormai la macchina è stata impostata, cioè le tariffe sono state impostate e bisogna recuperare, cercare di sgravare situazioni per le famiglie oggi che sono sempre più in difficoltà. Ma ripeto, bisogna prendere atto di cosa è accaduto all'interno della macchina comunale e ci sono situazioni che si trascinano da anni. Io ho sempre parlato anche della questione banche, le prime che voglio mettere attorno al tavolo sono le banche. Non è possibile che un'amministrazione comunale come quella di Rovigo abbia mutui, un'esposizione di mutue ingente e dove vediamo solo per gli interessi passivi una situazione che deve essere rinegoziata. Non è possibile che metà del bilancio se ne vada in situazioni che non sono ben comprese, insomma devono essere messe a fuoco. Quindi la prima cosa che farà eventualmente sarà questa, quella di rinegoziare? Beh, una delle cose che bisogna fare subito, bisogna chiamare le banche attorno a un tavolo, capire cosa è successo in passato e non dar per scontato nulla, insomma non possiamo
come dire, disperdere le economie con gli interessi passivi, degli interessi passivi e di tutta questa situazione. Bisogna fare anche questo, rinegoziare i mutui in essere oggi comune. Possibilmente di con le casse del bilancio che verosimilmente avranno qualche difficoltà, è un bilancio di previsione da fare. Secondo lei che cosa è possibile fare come sindaco della prossima amministrazione? Che cosa si impegna a fare? Ma nella mia campagna elettorale non sono mai andato in giro a far promesse o a far promesse, a dipingere scenari o far leggere un libro dei sogni ai cittadini, magari anche rispetto a realtà di cui non si dispone, non si ha la disponibilità oggi. Mi viene in mente una su tutti, la caserma Silvestri. Io dico che il primo giorno che un sindaco si insedia deve dare delle priorità. Oggi non possiamo dire alle persone che andremo a garantire la festa degli Aquiloni piuttosto che altre situazioni. Oggi ci sono delle priorità. Ci sono delle priorità che riguardano anche le buche di Rovigo, perché come ho sempre detto, in centro, in marciapiedi, oggi un anziano o un'anziana che cammina in centro a Rovigo, centro storico, rischia di spezzarsi le gambe come mette fuori i piedi questo di casa. Questo forse è l'unico punto su cui siete d'accordo entrambi. Ma sa, le buche quando uno cammina o quando uno ci passa sopra con le ruote, non solo le ruote delle macchine dei cittadini, se penso a un trasferimento di un ammalato, di una persona che deve essere trasportata al pronto soccorso, mi becca 6 buche, rischia di partire con delle criticità, arrivare al pronto soccorso con le criticità raddoppiate, e non è una banalizzazione, bisogna stare molto attenti. Dobbiamo fare un intervento subito, capire un attimo anche le necessità dei nostri cittadini rispetto alle criticità oggi che ci sono per mancanza di lavoro, per situazioni anche generate da questa mancanza di lavoro. Noi lo sappiamo, i polesani in Veneto in generale magari non sono i primi a lamentarsi, a dire ho bisogno. Io ho sempre invitato i cittadini, non chiudetevi in casa, dite se avete bisogno, chiedete aiuto a chi vi è più vicino, alle istituzioni, ai sindacati, coinvolgete le istituzioni in questo momento di criticità se state male. Quindi questa sarà una delle priorità, capire i nostri cittadini se hanno bisogno, perché c'è bisogno di un intervento forte anche rispetto al sociale, rispetto anche alla gestione, se penso ai diversamente abili, lasciati in balia di se stessi fino a poco tempo fa. Quindi lei pensa a un intervento su questo settore prevalentemente delle finanze del comune o anche a interventi specifici? Ma no, le finanze del comune, poi bisogna anche, non solo questo, io sto parlando di priorità. Dobbiamo rimettere in moto anche il centro storico, le frazioni anche, dobbiamo far uscire di casa le persone. I soldi sono pochi, ma dobbiamo creare dei momenti di condivisione, di convivialità, coinvolgerli in attività che dovranno essere coordinate nel centro storico, ma non solo, anche nelle frazioni. Aprire Rovigo, renderla appetibile per le attività che si possono organizzare o rivalutando anche le eccellenze che abbiamo dal punto di vista storico, artistico, musei, museale e quant'altro. Questo è il punto, una città che possa diventare, ripeto, aperta e appetibile anche a voi padovani, che vi invito fin da oggi, chi ci guarda, i ferraresi, ma senza porre limite alla provvidenza di chi possa venire. Voi siete in un'area che è strategicamente, scusate, strategicamente interessante anche in vista delle nuove province, no? che verranno realizzate, però guardate di più a Verona, mi sembra di capire. Prego. Beh, innanzitutto io guardo ad una riforma capestra fatta da un governo di sinistra, da un giocoliere che si chiama Matteo Renzi, che prima lo mandiamo a casa, giocoliere di parole intendo, anche di contenuti politici, ahimè, le cui ricadute negative nel territorio si vivono tutti i giorni, si percepiscono tutti i giorni da tutti i cittadini. Questo è il punto, c'è un vuoto dal punto di vista creato da questa riforma capestra. Noi oggi comunque il comune di Rovigo da lunedì dovrà essere un'area aggregante per tutti gli altri comuni. Noi diventeremo fondamentali in questo. Noi non è che guardiamo più verso Verona o più verso Padova, noi guardiamo alla buona politica. La buona politica deve sviluppare in armonia con gli altri 49 comuni della provincia di Rovigo per andare anche rispetto a un canale diretto con l'amministrazione del nuovo governo
per fortuna con la riconferma di Luca Zaia, insomma, la presidenza. Ha visto che l'ha nominato. Adesso ci dobbiamo fermare per una piccolissima pausa pubblicitaria, dopo le chiedo qualcosa su questa questione di Zaia e dei profughi, ovviamente, anche se so che Rovigo è toccata non proprio in maniera pesantissima da questo tema, però insomma ne parliamo tra pochissimo. A tra poco. Eccoci qui ancora insieme con Massimo Bergamin, il candidato sindaco di Rovigo del centrodestra, che andrà al ballottaggio domenica, e con una situazione piuttosto complessa, come abbiamo sentito, dal punto di vista economico per la città di Rovigo, ma anche in mezzo a una querela nazionale abbastanza forte sulla questione dei profughi, con il governatore Zaia che sostiene Maroni, che ha già detto che vorrà penalizzare i comuni che daranno accoglienza ai profughi. Lei avverte questo come una minaccia, essendo un candidato sindaco? Secondo lei si potrà fare? La politica, per quanto riguarda le politiche dell'immigrazione, come Lega Nord abbiamo sempre avuto le idee chiare, anche in tempi non sospetti. Se qualcuno, Renzi e compagni, ci avessero ascoltato prima, molto probabilmente oggi non saremmo qui a discutere di questa situazione, o meglio, a discuterne in un modo diverso. Il problema, l'ho sempre detto e lo ripeterò, va affrontato a mare, nel senso prima che queste persone si imbarchino. E soprattutto con un'Europa che deve avere un'attenzione maggiore rispetto a queste problematiche. Non si può pensare di lasciare questo paese in balia di se stesso a gestire un fenomeno così grave ed importante. Però secondo lei è giusto penalizzare i sindaci che vorranno... Ma comunque verranno contattati dai prefetti, e l'ANCI ha già detto che non c'è più spazio. Ma certo, non c'è più spazio. Però saranno per strada, voglio dire, l'alternativa è che vengano messi in delle tendopoli o in delle caserme, magari alla Silvestri. Ma questo è il punto, noi dobbiamo intervenire affinché questi non si imbarchino, e questo è il punto. O il governo fa qualcosa e schiera le proprie forze armate anche per impedire nelle acque internazionali che questi non le sorpassino, bisogna rimandarli indietro, bisogna assisterli nel momento in cui... Ma non possiamo farli sbarcare, poi abbiamo visto nell'ultimo anno in Veneto 170.000 ne sono arrivati, a differenza di... cioè 5 volte tanto rispetto agli anni prima. Di questi 170.000, 5.000, 6.000 non si sa più dove sono, non si sa più dove sono, queste sono criticità che non vanno gestite con un'improvvisazione di governo. Sono 3.000 quelli arrivati dei profughi. Sì, ma c'è un'improvvisazione di gestione di questa situazione. Io sono stato al dialogo con il prefetto di Rovigo, mi ha detto non si preoccupi Bergamì, prossimamente ne arriveranno al massimo 6, 8, 10. Non è stato così. È notizia di questa mattina che nella questura di Rovigo hanno dovuto intervenire isolando alcune stanze della questura di Rovigo per disinfestarle, perché sono arrivate dei clandestini, perché uno fino a quando non è identificato è un clandestino. Smettiamolo di giocare con le parole. Sono persone che non sono identificate, non si sa da dove, meglio si sa da dove arrivano, ma non si sa cosa portano, e non solo in termini di malattie e quant'altro. Ripeto, uno aveva la scabbia ed è arrivato a Rovigo. Allora, non creiamo allarmismi, ma però creiamo una sensibilità diversa. Noi non siamo contro l'accoglienza, ma l'accoglienza deve essere gestita sicuramente non come ha fatto dimostrato il PD a Roma con la questione di Mafia Capitale. Notizie di ieri con le ultime retate. Quindi chi specula e lucra su questa situazione sono altre persone, non siamo noi. Noi le indicazioni le abbiamo date fin dall'inizio. Ecco, allora, io non è perché adesso qualcuno mi dice... Tu hai raggiunto delle intese politico-programmatiche con delle forze che prima nel primo turno non erano con te. Io rimango sempre il sindaco della Lega Nord, lo ripeterò sempre, stop invasione, perché questa è un'invasione, non è una politica di immigrazione regolamentata. Andrebbe a bloccare la prefettura di Rovigo nel Ma, caso? Senza dubbio, io ho già fatto un incontro, il problema non è occupare o non occupare. Sicuramente così non può andare avanti, cioè non possiamo sempre, l'Africa dentro l'Italia e men che meno dentro il Veneto non ci sta. Se Alfano continua ad adottare questa politica dello struzzo, mettendo la testa sottoterra e facendosi governare dalle scelte capestre fatte da Renzi, magari anche in sintonia con un'Europa cieca che non vuol vedere, che non vuole adottare scelte diverse, e voglio dire, qualcosa dovremmo pur fare.
Allora, questa caserma che abbiamo tanto nominato è stata anche paventata come sede possibile, guarda, perché cioè, dovrebbe essere trasferita all'università all'interno di questa sede. No, io ne ho sentite di tutte e di più, come tutte le campagne elettorali del resto, no? Durante le campagne elettorali tutte hanno idee bellissime, hanno idee libero dei sogni, poi il giorno dopo che si aprono le urne e che si ha l'esito elettorale tutto viene dimenticato. Io non ho mai parlato, ho garantito che all'interno di questa area non ci andranno assolutamente dei clandestini o altre situazioni critiche per Rovigo. Attualmente la caserma non è nelle nostre disponibilità. Qualcuno ha invitato degli rappresentanti del governo a Rovigo per dire qui, signori miei, sorgerà, va bene, siamo tutti d'accordo che lì dovrà essere qualcosa messo a disposizione della comunità di Rovigo. Sicuramente non sorgerà un centro di accoglienza di clandestini e sicuramente tutto quello che si potrà fare in un secondo momento in asse con il governo regionale, con il governatore Luca Zaia che è stato riconfermato, e con un'Europa che deve avere delle sensibilità rispetto ai territori, lì chiediamo all'Europa che si impegni, non in altre riforme dove ci nega di valorizzare i nostri prodotti e le nostre eccellenze. Quella è l'Europa che non ci piace e continuerà a non piacermi. Cosa si aspetta dalla Regione, da Luca Zaia, nel caso diventasse sindaco? Cosa, che tipo di aiuto potrebbe arrivarle, secondo lei? O che cosa vorrebbe chiedergli una volta sindaco? Dobbiamo dividere... Qual è il calier delle doleanze, diciamo, sì, della città? Ma insomma, poi quando un sindaco chiede un incontro al governatore della propria Regione, in questo caso al governatore del Veneto, mi sembra evidente che comunque vi è già, come dire, un dialogo, che sono persone che si conoscono. Bisogna mettere sul tavolo i problemi e trovare le soluzioni insieme, trovare i punti di incontro rispetto a queste criticità che Rovigo, ripeto, sta vivendo. Voglio chiedere e chiederò una collaborazione a 360 gradi rispetto a tutte le tematiche che in questo momento interessano non solo Rovigo, l'ho detto prima. E chi andrà a fare il sindaco di Rovigo, se chiedete a me, è come chiedere all'oste se il vino buono, dirò che sono io, insomma, che sarò io. Quindi dovremo assolutamente ragionare come un sindaco, proprio per il vuoto che ha lasciato Renzi con questa riforma capestra delle province, dell'amministrazione provinciale, dovrà essere un sindaco che coordinerà tutti i comuni, quindi dovremo andare a dialogare con la Regione Veneto portando tutte le istanze di questa provincia. Questo lo chiederò subito immediatamente al governatore del Veneto, Luca Zaia. E avete comunque un rappresentante referente appunto per l'amministrazione provinciale, che è il sindaco di Celeselli, se non sbaglio, e da questo punto di vista non è sufficiente? Ma anche lì c'è stata un po' una, come dire, un'elezione sui generis, se lo sappiamo insomma come è stato eletto. Io non ho niente contro il presidente dell'amministrazione provinciale, con il quale mi siederò subito attorno al tavolo per affrontare i problemi che si possono discutere insieme, assolutamente. Io non ho nulla contro, non ho preconcetti, non ho, a differenza di chi oggi con me compete per arrivare ad amministrare la città di Rovigo, che si occupa solo del sottoscritto, anche a livello personale, molto spesso ho subito attacchi ai quali non ho mai replicato, e anche per la coalizione che rappresento. Io ho sempre parlato di progettualità, di politica, sempre solo di politica, non ho mai fatto un distinguo di persone, di nomi, cognomi e anche di colore, di questo no. Io mi siederò attorno al tavolo con il presidente dell'amministrazione provinciale Trombini, quindi non c'è nessun tipo di problema per questo. Senta, ho fatto questa domanda anche a Nadia Romeo. C'è stato il terremoto, non riguarda proprio la città di Rovigo perché ha colpito meno ovviamente la città, però tutta l'area dei comuni intorno è stata colpita. Doveva partire un piano di rilancio anche dal punto di vista delle ristrutturazioni edilizie, cosa che è partita a rilento anche per le difficoltà economiche ovviamente che ci sono state in mezzo. Questa è una priorità per Rovigo, è ancora una priorità o sono passati un po' di anni e ce ne si è un po' dimenticati? No, intanto bisogna dire che la Regione Veneto, nella persona del Presidente Zaia, perché era proprio lui incaricato a gestire questa situazione, ha soddisfatto tutte le richieste di intervento, di emergenza. Quindi io non voglio che qualcuno adesso, ripeto, anche nei contenuti politici, quando riceve la palla la getta sempre fuori dallo stadio. Rimaniamo all'interno del campo di gioco e diciamo cos'è accaduto dopo il terremoto, che ce lo ricordiamo tutti,
anche il sottoscritto che abita al quinto piano, si figuri se non me lo ricordo quella notte. 10 secondi, secondo lei è una priorità anche per il prossimo futuro questa ristrutturazione delle case, a metterle a norma? Delle scuole, delle case? Ma assolutamente sì, non possiamo affidare i nostri figli in una struttura dove magari in qualsiasi momento possiamo pensare che non ritornino a casa incolumi, questo assolutamente sì. Grazie a Massimo Bergamini, in bocca al lupo per questa competizione, grazie al nostro pubblico per essere stati con noi. Grazie. Anche questa mattina, arrivederci a tutti.